Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, un gioco che è uscito da pochissimo, non ha un prezzo propriamente basso perché costa scontato 22 euro, ma diciamo che il suo prezzo è sui 25. Che dirvi del gioco? Il gioco rievoca sicuramente quella che è stata la mia infanzia, perché io sono cresciuto a Tartarughe Ninja, non so quanti di voi che vedete il video li avete visti da piccoli, e insomma i classici quattro combattenti delle Tartarughe Ninja, il loro maestro, il maestro Splinter e April, che è la giornalista che comunque li aiuta, insomma li porta un pochino in giro. Il gioco è assolutamente curato, si vede prima di tutto da questa intro, da questa sigla ben animata, poi il gioco è diciamo in pixel grafica. L'unica cosa che non sono ancora riuscito bene a capire è il fatto che supporti il controller, ma il controller non me lo fa usare probabilmente perché va impostato dalle opzioni. Le opzioni non sono tantissimi comandi. Ci si muove con le frecce direzionali Z, X, S e A, un po' come fosse la pulsantiera di una sala giochi. E poi abbiamo lo schernisci, il tira su di morale, left control per vedere, insomma, per ritirare in piedi altri personaggi. Perché questo? Perché in gioco potrete giocare con amici in locale. La modalità arcade è quella un pochino più difficile. Possibilità limitate, progresso, nessun progresso salvato e c'è una classifica, mentre la storia invece ci fa cominciare da capo. Si può giocare in varie modalità e noi lo giochiamo a normale, poi non ha senso che io vi porti in avanti per ore ed ore, insomma, perché il gioco fondamentalmente è come lo vedete ora. Avete la possibilità di fare il super attacco quando la barra che è segnata lì a sinistra è carica. Potete fare il salto con la X e poi fare l'attacco. Ci sono ora 21 tutorial che ci spiegano le varie mosse. Tra l'altro si può fare la presa andando vicino all'avversario, lui fa la presa, poi potete lanciarlo. Quindi lo potete lanciare con la freccia e la X, potete fare un lancio violento, cioè ce ne sono veramente tante di mosse. E la cosa interessante è che potete anche sfruttare l'ambiente circostante. Vedete, potete giocare fino in 5 persone, quindi io se avessi un amico potrei aggiungerlo con il pad, in qualche modo, insomma, non so ancora come. Però insomma qui ci dà la possibilità di prendere Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Donatello e Splinter. Ognuno ha la sua portata, la sua velocità e la sua potenza. Lei attacca, per dire, con l'asta del microfono, il microfono insomma, e addirittura nelle mosse speciali quando butta a terra un nemico tira fuori la fotocamera e gli fa la fotocamera, che parola grossa, la macchina fotografica, e gli fa una foto. È interessante perché, per quanto siano ai più, magari a voi o chi di voi non li ha mai visti, comunque è cresciuto con altro, con altri cartoni, vi possono sembrare tutti molto anonimi, molto, ma in realtà ognuno aveva le sue peculiarità. Leonardo aveva le due spade, questo aveva il nunchaku, come si chiamano, Michelangelo, lui aveva i due pugnali e Donatello aveva il bastone. Io adesso, da piccolo, io avevo anche i pupazzi di plastica, insomma, che si poteva fargli cambiare la testa. Non so chi di voi se li ricorda, chi se li ricorda, chi li ha avuti, vi prego scrivetemi qua sotto, perché sono veramente contento magari di condividere un'esperienza di infanzia così. Io non avrei qualcuno di preferito sugli altri, sicuramente non faccio April, l'ho già provata prima, e Splinter, quindi facciamo Leonardo. Poi chi di voi ci ha giocato come me, giocavate le Tartarughe Ninja, c'era l'amico che voleva fare uno perché gli piaceva l'arma, insomma, e ci si accontentava di questo una volta. Che c'è il telegiornale, inizia un po' così, perché loro sono appassionati di pizza e vivono nelle fogne della città, insomma, hanno il loro maestro che gli insegna le arti marziali. Durante lo show di oggi c'è un regalo come ringraziamento per... Ma che succede? Dov'è lo scontrino del regalo? E Shredder è il cattivone di turno, insomma, che arriva e in ogni puntata minaccia. Come va New York? Interrompiamo questo programma per regalarvi un po' di caos. Io avevo il pupazzo anche di questo tizio qui, che cambiava la testa e diventava una persona normale, insomma, non so che senso avesse, però. Stato della libertà sta subendo, vabbè, colpo di roba, se sta del debutto, vabbè, io questo ve lo posso anche risparmiare.
perché loro dobbiamo, per tutti i gusti, dobbiamo correre da Canale 6, insomma, hanno saltato gli studi di Canale 6 e quindi nell'episodio 1, notizie mozzafiato, iniziamo. E così vi faccio vedere che Shredder è sbucato con questo classico strumento, diciamo, per accedere attraverso i sotterranei. Con la Z si salta, vedete, si possono fare le varie mosse. Col tasto A c'è l'attacco veloce e con questo c'è questa mossa qui. Questa mossa qui non la faceva April, agiva completamente in modo diverso. Vedete, ne ho ferrato uno, l'ho lanciato, ma si può sfruttare anche tutto l'ambiente circostante. Il gioco secondo me è molto divertente, vabbè, anche in solo come antistress, insomma, si va avanti, si cerca magari di... C'è un obiettivo in questo primo livello di non subire neanche un colpo, quindi può essere una sfida anche questa. Ma la cosa interessante è appunto l'interazione ambientale. Adesso appena subiremo un colpo lui ci dirà subito che abbiamo fallito l'obiettivo. Adesso io ci provo, ma non credo che andrò avanti molto così, senza prendere neanche un colpo. Praticamente andandoci vicino, lui lo afferra, vedete, l'ho lanciato, è uno spettacolo, cioè super attacco. Il super attacco lo facciamo dopo quando abbiamo un po' di nemici intorno. Ecco, vedete, ho fallito, mi ha preso in pieno. Adesso faccio il super attacco, mi hanno stordito e adesso mi ha fatto male. Ovviamente la vita rimane quella che vedete in alto a sinistra, le combo vengono contate, ma... Questi giocano a cosa giocano al Game Boy, perché bisogna pensare che è ambientato negli anni fine anni 80. Loro vabbè, allora ok, no, volevo interagire con qualcosa, ma che bello, perché questo vuole lanciarmi un monitor, questa è una cassa, io salto, lo schivo, ma dopo arrivano anche gli altri, vedete che arrivano facendo il loro attacco. Questo devo dire che mi ha un pochino rievocato, più che i giochi delle Tartarughe Ninja, mi ha ricordato quanto mi stupì negli anni 90 la grafica anche di Metal Slug con tutte le varie animazioni, e questo ricalca un pochino quel tipo di gioco. Comunque stavo dicendo, la vita la vedete in alto a sinistra e siamo a metà vita. Quando arriviamo verso la fine dell'episodio, ogni tanto c'è la pizza, il cartone della pizza, dove possiamo andare a ripristinare la nostra vita quasi totalmente. Adesso io sono messo male. Non è facile il gioco, eh? Quello non, cioè, può sembrare banale, ma lo stiamo giocando normale, non è semplice. Sicuramente sarà più divertente, ho giocato con amici. Adesso vedete che io posso colpire questo, vedete, ho colpito la telecamera che ha buttato giù tutti i nemici. Ci sono tante altre cose che si possono fare. Bisogna avere il pad, secondo me è meglio, decisamente meglio. Ora mi ha quasi fatto morire. Sono quasi morto, se non sono morto. Dovrebbe esserci la pizza qui. Eccola qui, vedete, la prendo e la vita torna al massimo, come avete potuto notare. A parte che quello col cucchiaio di legno mi sta sdrumando. Super attacco. Non mi ha fatto. Questi qui lanciano i blocchi di ghiaccio. Non sono comodissimo, vi dico la verità, con la tastiera. Però se avete più pad, uno con la tastiera e uno col pad, insomma, lo potete giocare. Io sicuramente lo giocherò con i miei nipoti. Lo proverò a farglielo vedere, per quanto loro sono comunque più giovani e magari le Tartarughe Ninja hanno guardato ben altro, però è interessante. Il gioco non costa sicuramente poco, però può essere un bel passatempo dal mio punto di vista, perché è un bel antistress, devo dire. Vedete, io lancio la telecamera, vengono stesi tutti e ho completato una sfida usando appunto queste trappole. Si va avanti per gli studi che sono belli, che sono belli grandi, però vedete questo, secondo me lo posso... Lui è abbastanza scocciato. Ok. Cioè, a me la distruttibilità ambientale piace sempre tantissimo. Si va avanti, adesso io vi mostrerò solo questo livello perché non ha senso che io vi... ma mi lancio le telecamere. Aia. Mamma mia, quanti ricordi mi evoca comunque questo gioco. Vedete che salta giù, salta su, cioè proprio fatto bene, senza dubbio. Ok, adesso vieni qui. E a tratti, vi dico la verità, giocandolo nei panni di April, quindi vestita di giallo con la sua tuta da giornalista, tutti questi combattimenti mi hanno portato alla mente, più che le Tartarughe Ninja, Kill Bill. Qua bisogna saperlo gestire bene, però
Il gioco io presumo costi molto per il fatto che comunque è brandizzato. Tartarughe Ninja sono un brand comunque ben curato, c'hanno dietro una licenza e quindi questo ne influenza il prezzo. Ma da quello che ho visto ne stanno parlando in tanti, piuttosto bene. Quindi, la pizza. Super attacco. Il super attacco non me lo sono neanche usato prima. Aumento livello di potenza. Potenza extra aggiunta. Questi mi danno un fastidio cane perché devo andargli alle spalle e devo prenderli di soppiatto, ok? Hanno rapito qualcuno qua, vediamo. E io avevo, sì, avevo il pupazzo di Bebop. Che poi, vabbè, sono passati tanti anni, quindi... Attacco speciale. Aia. Bisogna sempre sistemare i minion. Fortunatamente spara da hit, quindi... Aia, che... Aia! Ma come vi ho detto... le mosse sono tantissime, quindi... Mamma mia, mi ha preso ancora. Aia. Voglio... Schivo la pistola. Schivo la pistola. Aia, non lo passo questo. Adesso prendo la rincorsa, vado addosso lì, io gli do un paio di sparate. Gli do un paio di sparate ancora. Dai, che è quasi andato. Ma sono quasi andato anch'io, della verità. Dai, un po' di concentrazione. No, concentrazione, devi prenderla in corsa su di me. Guarda lì. No, dai, dai, gli ultimi colpi. Aia. Ok. Dai. Un colpo sono morto. E contro il boss non funziona sta cosa del... Aia. Aia. Ce l'ho fatta per il rotto della cuffia. Mamma mia, ragazzi. Che è stato bello tosto. Episodio 1 terminato. 7 minuti, colpi totali, serie di colpi più lunga, 81, KO totali, Kawabunga. Molto bene. Dai, ce l'abbiamo fatta e adesso... Ovviamente giocando in 6 avete il controllo su tutti i personaggi. Questo è interessante. E praticamente adesso si va avanti un po' sulla serie di episodi 1, episodi 2 su questa mappa in cui si può andare su S, rifugio delle tartarughe, dove si vedono le sfide speciali da completare. Ferma la trasmissione clandestina di canale 6 nella realtà storia. E poi ce ne sono anche tanti altri. Panoramica E, quindi per vedere un po' tutta la mappa. Fai gruppo, trova giocatori, perché si può giocare anche con altri, ma credo che sia solo locale, almeno da quello che ho visto. Nel primo livello non abbiamo trovato nessun collezionabile, abbiamo completato 2 sfide su 3, bisognerebbe completarlo senza subire neanche un colpo, ma avete visto che è praticamente impossibile, bisogna essere dei fan sfegatati dei picchiaduro. Sicuramente non è un picchiaduro dove chi preme di più più danno fa, perché avete visto, è molto tecnico. Quindi il gioco sicuramente interessante è per appassionati nostalgici o per gli amanti dei picchiaduro a scorrimento, quindi un gioco un po' old style. Spero di avervi fatto cosa gradita, di avervelo portato in questo breve video, e ovviamente non mancate di farmi sapere qua sotto, primo, cosa ne pensate del gioco, e secondo, se avete delle esperienze da bambini, insomma, nella vostra infanzia, anche voi con le tartarughe ninja, perché sarei ben felice di condividerle con voi. Detto questo, un saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!